Buongiorno a tutti, sono Michele Biasutti, professore associato di metodologia dell'educazione musicale presso l'Università degli Studi di Padova. È per me un piacere presentare i temi fondamentali della didattica della musica, settore nel quale svolgo ricerca sperimentale ormai da diversi anni. La didattica della musica riguarda l'applicazione di metodologie educative per l'insegnamento della musica, fornendo definite competenze metodologiche e didattiche. L'educazione musicale è un settore di studi ampio e abbastanza recente, caratterizzato da due livelli principali. Uno è relativo allo sviluppo della cultura di base e l'altro alla formazione professionale strumentale. Ovviamente queste due dimensioni sono in stretta dipendenza, ma bisogna sottolineare che esse hanno dei fini diversi. L'educazione di base ha lo scopo di fornire competenze fondamentali implicate nei processi di decodifica dei fenomeni musicali, mentre la formazione professionale si interessa di trasmettere delle abilità prevalentemente tecniche. L'educazione musicale di base è identificabile come il bagaglio culturale di esperienze che ogni persona dovrebbe avere nell'arco della propria vita per sviluppare in maniera armoniosa la personalità. A tale scopo è sollecitata la dimensione percettiva, cognitiva, emotivo-affettiva, fisiologica, sociale, al fine di sviluppare nelle persone uno spirito critico e un gusto estetico. L'educazione musicale considera l'esecuzione una delle tante attività proponibili al gruppo classe. La formazione professionale strumentale ha invece l'intento di trasmettere delle abilità tecniche per formare dei professionisti, affinando capacità come la destrezza esecutiva, la sensibilità interpretativa, caratteristiche che risultano fondamentali per suonare uno strumento musicale. L'educazione alla pratica strumentale è intesa come un percorso che forma musicisti che svolgeranno questa attività come prevalente nella loro vita, mettendo in primo piano la dimensione professionalizzante senza soffermarsi su quella formativa e della personalità in generale. I presupposti e le pratiche didattiche dell'educazione di base e della formazione professionale sono notevolmente diversi e non devono essere confusi. Nella scuola dell'obbligo si fa riferimento agli orientamenti didattici dell'educazione musicale di base, che devono svilupparsi in collegamento con l'analisi della letteratura in campo psicologico. I vari modelli della psicologia della musica sono fondamentali e costituiscono la base di partenza in base alle quali strutturare gli obiettivi, definire e scegliere le attività, individuare le metodologie più appropriate e fare riferimento a delle definite tecniche. Il potenziamento delle capacità cognitive rappresenta un altro dei momenti fondamentali dell'attività didattica e deve essere sviluppato attraverso le capacità di analisi della musica, prendendo in esame le logiche articolative ed evidenziando le funzioni che singoli elementi musicali possono avere all'interno dei brani. Il processo formativo deve comprendere metodologie basate sul discente, quali la Learner Center Methodology, nelle quali il docente è solo un facilitatore e la base di partenza sono lo sviluppo delle competenze informali presenti all'interno della classe. Lo sviluppo delle capacità cognitive è una dimensione trasversale che deve emergere nei vari aspetti della didattica. In particolare, ci sono tre aree principali di lavoro: una relativa alle attività creative compositive, una relativa alle attività esecutive e una relativa alle attività di ascolto. Riguardo alle attività creative, vengono intese tutte quelle attività di possibile combinazione dei suoni, frutto delle sperimentazioni creative di manipolazione all'interno della classe.
Si tratta, a mio avviso, delle attività più importanti che devono partire dalla realtà sensoriale del bambino, utilizzando la sperimentazione, l'esplorazione di oggetti, verificando le molteplici modalità con le quali è possibile produrre suono. Tali elementi costituiscono il riferimento per attività di improvvisazione, sperimentando vari principi. Ad un primo livello vengono generate delle idee che devono poi essere organizzate, tradotte utilizzando delle notazioni, dei sistemi di notazione non convenzionale che si possono sviluppare per arrivare progressivamente all'utilizzo della notazione ritmica e alla notazione pentagrammata come momento conclusivo. Il secondo corpo di attività riguarda l'esecuzione e si tratta delle attività più diffuse nel campo della didattica della musica e coinvolge abilità riproduttive e si basa sulla messa in pratica di diversi aspetti della teoria musicale. È un momento che coinvolge attivamente gli allievi che sono messi alla prova per le loro capacità interpretative, ma anche di coordinamento motorio. Fra queste attività ricordiamo il canto corale, e attività strumentali, ad esempio utilizzando lo strumentario ORF. L'ultima attività è relativa all'ascolto. Si tratta di un'attività che deve essere portata in una dimensione di strutturazione adeguata, piuttosto che considerata semplicemente una sollecitazione spontanea. È necessario pensare l'ascolto in termini processuali, in reazione alla stimolazione delle capacità cognitive di analisi e di decodifica del fatto musicale. L'ascolto non deve essere improvvisato, ma condotto con una metodologia precisa, incasellato in una dimensione di progettualità dei processi educativi, che devono essere controllabili e verificabili in tutte le fasi. A riguardo è opportuno l'utilizzo di consone schede di ascolto. Ecco, questi sono in sintesi gli elementi e le aree di lavoro che costituiscono i temi fondamentali della didattica della musica, che deve considerare anche aspetti di potenziamento cognitivo, oltre ad una dimensione espressiva. Auguro a tutti un buon lavoro.